Credo che dopo un periodo di polemiche, in qualche circostanza anche strumentali, questa mattina abbiamo concluso un iter e Chieti avrà, così come avevamo preconizzato, il suo distretto nuovo ad un prezzo nettamente inferiore rispetto a quello che finora è stato pagato. Noi abbiamo individuato un team di un ingegnere, un architetto e un esperto di flussi sul trasporto che hanno fatto una serie di valutazioni circa le manifestazioni di interesse, hanno individuato quest'area che è corrispondente non solo alle esigenze del traffico e alle volontà espresse dalla TUA, ma si raccorda molto bene anche con quella che sarà la prospettiva strategica di questo territorio che il sindaco di Primio ha già in qualche misura sottolineato attraverso l'applicazione del masterplan. È una struttura che sorgerà in una zona strategica della città di Chieti, a meno di 4 km dalla stazione ferroviaria, in prossimità dello svincolo dell'accesso all'asse attrezzato, in una zona che urbanisticamente è definita commerciale, dedita alle attività produttive commerciale e artigianale, e quindi insomma, credo che non si potesse trovare un posto migliore di questo. Saranno 4.500 metri quadri completamente pianeggiante, non ci saranno terrazzamenti e quindi ci sarà una facilità da parte dei pullman di essere smistati subito senza alcuna interferenza sul territorio e di rientrare poi nel proprio deposito.